L'importanza della settimana santa nel rito greco-bizantino viene esaltata dalla bellezza delle cerimonie, celebrando la pena del Cristo e la sua vittoria sul male. Durante questa settimana nelle chiese di piana si innalzano canti dolorosi, gli uffici divini sono più lunghi e solenni e tra poco i colori rossi e violacei si sostituiranno nei paramenti a quelli dorati. Un'altra peculiarità del rito greco-bizantino è che la celebrazione delle funzioni pasquali avviene con 12 ore di anticipo rispetto al calendario liturgico latino. La mattina del Giovedì Santo si celebrano il Vespro e la Divina Liturgia, detta di San Basilio il Grande. San Basilio, uno dei padri fondatori del monachesimo orientale, fu vescovo di Cesarea dal 370 d.C., nonché riformatore del culto liturgico. Durante la messa si rievoca l'episodio evangelico della lavanda dei piedi che Gesù volle fare agli apostoli in segno di umiltà, gesto che precedette l'ultima cena. L'eparca, dopo essersi cambiato d'abito e aver abbandonato la ricchezza dei paramenti sacri, si inchina davanti ai 12 papas, l'equivalente dei nostri sacerdoti, e con un bacio simbolico rievoca il gesto di umiltà del Messia che lavò i piedi ai suoi 12 apostoli.